ben ritrovati con l'appuntamento numero 12 di Proteramo, che questa sera va in onda regolarmente, seppure in una serata con tantissimi impegni per quanto riguarda la Serie B di campionato. Ovviamente alle mie spalle mi sono lasciato in penombra lo studio dove Andrea Costantini e Paolo Lorenzetti stanno seguendo l'avvio della gara dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Pescara, però eccoli qua che sono in onda, li salutiamo. Ovviamente ci potranno interrompere nel momento in cui ci dovesse essere un cambiamento di risultato, ma noi siamo qui invece per un'ora per parlare di quanto sta accadendo nel mondo biancorosso del Teramo. Quindi facciamo un passo in sotto in categoria, andiamo in Lega Pro dalla Serie B e lo faremo con voi, qualora lo vogliate, con WhatsApp al 392 623 7060, con gli ospiti che questa sera, visto che Andrea è impegnato, sono solo due, ma tra poco diventeranno tre e saranno tre per tutta la serata. Ania e Francesco, ciao ragazzi. Ciao, salve a tutti. Ciao, ciao. Allora, ovviamente Maurizio Daguin regia con Samuele Mucci al coordinamento, che salutiamo, mascherati ovviamente. Facciamo un po' il punto della situazione. Intanto vedete il live match, è iniziata la partita tra Pisa e Pescara da 16 secondi, risultato ovviamente 0-0. Quella che si è conclusa invece domenica pomeriggio, quella tra Turris e Teramo, ha dato un altro pari per 1-1. A Santoro ha risposto Giannone nella ripresa. Io volevo, ragazzi, da voi due una disamina su, perché insomma è il terzo pareggio consecutivo. Abbiamo sempre detto, sono di solito quando si pareggia una squadra in vantaggio, soprattutto una squadra come il Teramo, sono due punti persi o uno guadagnato. Allora chiedo anche a voi se sono due punti persi quelli di Torre del Greco o uno guadagnato. Ania e poi Francesco. Ma per il primo tempo, visto a Torre del Greco, magari sono due punti persi. Per il secondo tempo, per quella scelta insomma di giocare quei 20-30 minuti senza attaccante e prendere il gol del pareggio, salvo poi tornare un po' più in alto col baricentro nel finale di gara, è un punto guadagnato. È stato un pareggio che un po' certifica ormai quello che si vede da qualche giornata, cioè un Teramo in flessione mentale o in flessione fisica. Adesso noi non avendo i dati, non avendo la possibilità di seguirli negli allenamenti, non possiamo dire quale dei due fattori pesa di più, se il fattore fisico o il fattore mentale. Magari sono entrambi, perché anche il partire molto bene con grande entusiasmo e poi arrivare a questo calo consuma parecchie energie stare in alto in classifica dal punto di vista mentale, quindi non è una cosa semplice, soprattutto se poi i giocatori che sono stati più utilizzati hanno finora trovato pochi cambi, ecco, quindi poche rotazioni, hanno molto spesso tirato la carretta sempre i soliti, giusto o sbagliato che sia, e quindi anche di conseguenza è normale che ci sia un calo fisiologico, calo che comunque lascia il Teramo in un ottimo terzo posto, anche se le avversarie sono ormai si sono riavvicinate e sono lì. Sarà importante in queste ultime due gare dell'anno cercare di tenere botta e chiudere nel miglior modo possibile per arrivare appunto a riposare un po' sia le forze fisiche che quelle mentali. Francesco, invece stessa domanda, perché volevo chiederti insomma se ti ha lasciato un po' più di rammarico questo pareggio, oppure tutto sommato poi quando alla fine si portano punti a casa va sempre visto il bicchiere mezzo pieno. Beh, diciamo che quando non si vince e c'è la possibilità di vincere, un po' di rammarico resta. Il risultato secondo me è positivo. Non va dimenticato che praticamente alla Turris sono stati lasciati poi tra virgolette, è stata lasciata l'iniziativa, che c'è tutta, perché tra l'altro la squadra di casa, ma per 20-25 minuti all'incirca nel secondo tempo, poi dopo l'1-1 ha ripreso
a macinare di nuovo gioco il Teramo, sempre per restare in quel momento lì sulla, non credo che il risultato sia stato determinato, per meglio dire, la sostituzione di Mungo per Bonino non credo che abbia contribuito al pareggio del Teramo, perché tra l'altro esce Bonino ed entra Mungo con praticamente caratteristiche diverse, ma con una maggiore vivacità, velocità e fantasia che in certi momenti può essere più utile della forza fisica e dell'impegno di Bonino. Credo che si possa parlare sì di risultato positivo, 3 pareggi nelle ultime 3 gare, e non menziono quella con la Ternana, perché quella con la Ternana il campionato ci sta dicendo che per tutti è una gara a parte, e quindi 3 punti nelle ultime 3 gare, delle quali 2 fuori casa, credo che siano risultati più che positivi. Può essere il rammarico per la gara interna con la Vibonese, in parte è vero, in parte è il risultato di domenica della Vibonese a Bari dà forza a quel pareggio del Teramo. Poi, come diceva Ania, 3° posto in classifica confermata, si sono avvicinate le altre, è coinciso con un leggero rallentamento del Teramo e con la marcia di Catanzaro, Catania, Palermo e altre. Stiamo parlando di squadre costruite verosimilmente con il chiaro intento di provare a vincere il campionato, non ci riusciranno vista la forza e la bravura della Ternana, ma anche per conquistare una posizione di privilegio per i playoff. Assolutamente sì. Intanto, mentre stavamo rivedendo le immagini, poi continueremo la nostra discussione, un post della Teramo Calcio che ovviamente noi condividiamo, perché è venuto a mancare Tonino Caratelli, storico collaboratore della biglietteria al vecchio comunale per oltre 30 anni fino al 2008, sempre presente, e dunque anche da parte nostra le più sincere condoglianze alla famiglia. Le esequie si terranno domani alle 9:30 presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Teramo. Intanto abbiamo visto le immagini della partita e il gol di Luca Giannone, che salutiamo. Ciao Luca, centrocampista della Buonasera. Buonasera a tutti. Allora Luca, mentre tra un po' ti faremo rivedere anche le immagini che immagino, e perdonami il bisticcio di parole, avrai già visto e rivisto, nell'ottica Turris, che è in piena zona playoff, quello con il Teramo, che punto è? Sicuramente è un punto importante contro una squadra ben organizzata, giocatori importanti, che punta a qualcosa in più rispetto a noi. Senti, abbiamo rivisto il gol, ma quella è un'azione diciamo abbastanza studiata. Sì, sapevo. Eccolo il lavoro qua. So il lavoro che fa Pandolfi, che proviamo spesso in allenamento, quindi ci ho creduto su quella sponda e mi sono inserito. Senti Luca, io volevo chiederti proprio di questo Pandolfi, sì. Perché all'inizio del campionato vi avevo visto contro la Viterbese, e a parte ovviamente sì. Te che sei il giocatore diciamo di tasso tecnico più elevato dell'11, mi erano saltati agli occhi sia Pandolfi che 98, ma anche Fabiano che è un 2000 se non erro. Sì. Ecco, che tipo di squadra è la Turris? Inquadracela, perché se vediamo la classifica è una di quelle che non ti aspetteresti mai che è in quella posizione di classifica. Sì, si è creato un mix con giocatori che l'anno scorso erano in D, poi hanno preso qualche giocatore d'esperienza. Pandolfi è sicuramente un giocatore di prospettiva, caratteristiche importanti, è un 98, all'inizio un po' faticato, ma adesso in forma, quindi un giocatore importante per il futuro. Fabiano, un giocatore che l'anno scorso stava qui in Serie D, hanno vinto il campionato, ha sempre giocato, è un giocatore che molto applicato, buona prospettiva anche lui.
Oh, ragazzi, sono arrivati alcuni messaggi. Uno parlava di Borrelli e chiedo ad Ania, poi invece a Francesco chiedo di Costa Ferreira. Borrelli, ci dicevano da casa, è voluto andare a tutti i costi a Cosenza quando lo voleva il Teramo, Ania, nonostante si sapeva, avrebbe potuto immaginare, questo è il senso del messaggio, che a Cosenza non avrebbe giocato. Sì, lì però non c'è stata, anche da quello insomma che sappiamo, anche quando c'è stato l'interessamento del Teramo, anche un po' la spinta del suo entourage che insomma ha teso affinché l'attaccante restasse in Serie B, quindi evidentemente era il primo pensiero, e il primo pensiero poi è diventato anche realtà. Scendere di categoria non è stato, almeno in quel momento non era tra le opzioni del giocatore, del suo entourage, quindi anche magari non trovando poco spazio, il suo desiderio, la sua aspettativa era rimanere in cadetteria. Se sia stata una scelta giusta, col senno di poi, magari dico di no, perché è chiaro che un giocatore, penso che il pensiero principale sia quello di giocare il più possibile, però poi dipende anche dalle aspettative di ognuno. E invece su Costa Ferreira, Francesco, ci diceva, a parte i due gol di domenica scorsa, almeno secondo il nostro telespettatore da casa, continua, diciamo, a dare... a fornire delle prestazioni probabilmente non all'altezza con quella che è la sua classe. Tu sei d'accordo? Beh, diciamo che ultimamente no, proprio non mi sembra. Magari non, ma D'Antonio non è il giocatore che brilla per quello che so io, per quello che poi tra l'altro dice la sua carriera, non è il giocatore che brilla per 90 minuti in proporzione alle grosse qualità tecniche. È il giocatore che ti dà il suo apporto, contribuisce all'ordine tattico e poi si accende di tanto in tanto, un po' come di solito capita ai giocatori che tecnicamente, come pura tecnica, hanno qualcosa in più rispetto a tanti altri giocatori, rispetto alla gran parte dei giocatori. Questo accade in qualunque categoria, quindi credo che Costa Ferreira il suo apporto lo sta dando. È ovvio che uno si aspetta sempre di più da un giocatore come lui, da uno come Bombaggio, al quale io credo che bisognerebbe pregare la salute e soprattutto di tornare alla migliore condizione nel più breve tempo possibile, e magari per trovarla deve continuare a giocare anche a rischio di prestazioni non eccellenti. Ci sono giocatori dei quali ovviamente ti aspetti di più perché le qualità sono quelle che sono, notevoli, il curriculum è quello che è, quindi quando poi non lo vedi brillare come appunto dovrebbe essere, uno magari è portato alla critica. Questi giocatori vengono guardati con un occhio diverso, con aspettative diverse, decisamente superiori. È un po', dico, con aspettative decisamente superiori, un po' come il tifoso della Turris si aspetta sempre tanto da Giannone, e magari ci sta che possa fare una partita sottotono e ovviamente può non riuscire. Aspetta, che è arrivato un tema, non un SMS. Io sono molto fiducioso e credo nella squadra. Il calo ci può essere anche stato, ma di queste ultime quattro partite ricordo che ben tre sono state giocate fuori casa, una a Terni, ed è vero. A parte il discorso porte chiuse, il cammino campionato finora ha superato tutte le migliori aspettative. Al di là di un sano amore per la squadra, non mi piacciono molte critiche che ascolto in città. Il Teramo è forte, ma non è di sicuro la migliore squadra del girone. Attaccante o non attaccante? Un caro saluto a Jacopo e a tutti gli ospiti. Duccio, che saluto, io non avevo letto la firma, lo saluto davvero caramente, ma perché, Francesco, sono tante critiche? Scusa, non ho capito. Jacopo Duccio nel messaggio precedente ci diceva non mi piacciono alcune le troppe critiche che ci sono. Ma perché ci sono critiche? No, quando mai? Ci mancherebbe, dove stanno le critiche? Beh, mi sembra che forse di tanto in tanto qualche piccola frecciatina da una parte o dall'altra arrivano, qualche altra frecciatina arriva magari da parte di qualche tifoso, e che è così. Io pongo solo una sola domanda:
ma che qualcuno si aspettava che il Teramo abbiamo perso l'audio di Francesco, mi sa che ti sei ammutolito da solo. Autocensura. Sei autocensurato. Allora, mentre tu riattivi l'audio, Francesco, non so se ecco, com'è? No. Vai. Ce la fa, eh? Credo di. Mi no. Sentite? Ah, ecco, sì, adesso sì. Ti sei autocensurato, eccezionale. Mi sono sì autocensurato, mica tanto. Mi hanno censurato. No. Scherzi a parte. Se qualcuno pensava che Teramo potesse mantenere quel ritmo, ma quel ritmo non solo sul piano atletico, sul piano del gioco, della continuità, mica poi per un intero campionato ci possono essere le partenze sprint che portano al gol, come è capitato in Teramo in 4-5 partite. E a compimento di tutti i discorsi, per non dilungarmi, e io non voglio entrare in polemica con nessuno perché non mi tiene nessuna voglia, sono troppo contento per il campionato. Non perché, è il bello la motivazione, non perché non lo pensi, perché non hai voglia. Sì, no, lo penso, come no? Beh, se no ci incontriamo, ci mettiamo in camera Caritatis, portate tutti i giornali, portate tutte le commissioni, dopo vediamo, attenzione. Io sono uno che quando si tratta di criticare o di andarci pesante ci vado anche molto pesante, però non mi sembra che qui ossia, si sta disquisendo, sai a che si riferisce, scusa Jacopo, quel tifoso tra l'altro. Si disquisisce nelle ultime concludo velocemente, nelle ultime quattro partite, per quelle inizialmente ho detto tre, che la Ternana è a parte per tutte quante, perché l'Avellino, che stava in un splendido periodo, ha preso due schiaffi in casa, la Ternana è risalito sul pullman, arrivederci e grazie. Quindi si rispedisce il Teramo, non vince da un mese. Giustamente poi scrive Duccio, mi sembra, saluti a Duccio, o qualche altro che dice intanto ha giocato tre partite su quattro fuori casa. Io non ce la voglio manco mettere la Ternana. Assolutamente. Giustissimo. No, però faccio l'avvocato del diavolo. Le gare fuori casa con le porte chiuse, devo dire che allora non contano più. Ah, ho capito. E allora ragazzi, un attimo, vi fermo, altrimenti. Luca, a Torre del Greco com'è? Sì. Com'è l'ambiente? Nel senso, voi l'anno scorso la Turris ha vinto il campionato di Serie D, e adesso state facendo molto molto bene, ma com'è l'ambiente? Cioè, magari al primo pareggetto, magari qualcuno aveva cominciato a credere a qualcosa di più, magari qualcuno storce il muso, com'è? Diciamo che siamo partiti bene, però comunque forse abbiamo abituato a qualcuno bene, tipo giornalisti, che ora si aspettano anche loro qualcosa in più. Però penso che il campionato che stiamo facendo sicuramente nessuno di loro si aspettava, nemmeno noi, quindi penso che a volte è meglio che dire una parola buona che una non buona per un giocatore, che poi il Teramo sicuramente è una squadra importante. Perché giocatori hanno bisogno del pubblico, penso. Scusa per se ti interrompo, tu sei sì. Giovane, guarda che se c'è una razza, tra virgolette, pericolosa, ma è proprio quella dei giornalisti. Puoi silenziarlo adesso di forza? Puoi silenziarlo di forza, perché altrimenti poi lui lo dice per scherzo, poi qualcuno ci crede veramente, ma non lo pensa veramente, lo dice solo così per fare scena. Senti Luca, ma tu che impressione hai avuto del Teramo? E poi ti chiedo in subordine, dopo la sensazione che hai avuto del Teramo, quando c'è stato il cambio e avete visto che il Teramo è rimasto senza punte, ci avete creduto un po' di più? Allora, personalmente il Teramo la vedo una squadra forte, organizzata, sa cosa fare quando scende in campo. Poi quando l'abbiamo, cioè il secondo tempo penso che se spingevamo ancora un po', penso che la partita potevamo anche vincere. Poi mi hanno detto che non lo so, che il gol di Longo era regolare, però credo che vedendolo bene sia fuori gioco. Però comunque
ha giocatori importanti il Teramo e penso può fare qualcosa in più. Senti, prima abbiamo cominciato a vedere alcuni gol della tua stagione. Come la valuti la tua stagione fino a questo momento? Abbastanza bene, dai. Posso dare qualcosa in più ancora, sicuramente. C'è sempre da migliorare. Però penso che dove siamo arrivati adesso siamo a un buon punto, dai. Anche perché l'obiettivo immagino che sia la salvezza. Speriamo di continuare così. Sì, l'obiettivo è quello lì, poi vediamo piano se possiamo fare qualcosa in più, però per il momento ci accontentiamo di quella. Ragazzi, Santora recupera domenica, ho scritto un sorteggio difficile per l'Inter in Europa, saluti da Checco, che a questo punto non risaluto perché non lo merita, anche solo per la battutaccia, scherzo, lo saluto caramente. Santoro recupera per domenica, Ania? Pure secondo me. Domani ha una visita di controllo, ma insomma una lieve distorsione a un ginocchio è un po' complicata da superare in qualche giorno, soprattutto per il fatto che si gioca sabato, però insomma. Perché poi si giocherà sabato, magari ci sono anche. Sì, esatto. Però ci sono anche recuperi miracolosi come Barella, quindi non si può mai assolutamente. Dire. Il superuomo del centrocampo nero-azzurro non si tocca. ragazzi, vi faccio vedere una schermata che è la corsa ai playoff. Mi perdonerà Luca se non ho inserito la Turris, ma era solo per far capire le big. Sono tutte molto vicine. Il Teramo è diciamo la linea un po' più chiara. E per far capire che insomma da dietro stanno rimontando soprattutto il Catanzaro, il Catania, il duo Avellino-Juve-Stabia, c'è il Palermo che guardate che è ascesa, il Palermo era partito lentissimo, è l'ultima linea in basso, la più scura, e guardate però che rimonta ha fatto e adesso è lì con le prime. Che ti fa paura, Francesco, più di tutti di queste? Non mi dire tutte, che non ci credo. Io resto sempre del parere che il Catanzaro dopo Bari e Ternana è quella che offre le migliori garanzie, poi la stagione si può sviluppare in mille modi, certo, verrebbe da dire tutte. A me piacerebbe domenica che si verificassero i risultati, il Teramo che vince con la Cavese non è facile, anche perché sicuramente, ma lo sa pure Agna, mancherà Santoro, perché qualunque tipo di leggera distorsione, intanto domani bisogna vedere quanto leggera è questa distorsione, se no lo perdiamo pure per la trasferta di Bisceglie. È vero che rientrerà, che c'è Viero, però il Santoro di adesso non ci sono sostituti al suo livello, né nel Teramo né in tante altre squadre. E poi mi auguro che si verifichino i risultati che mi sono divertito a ipotizzare, con il Teramo che vince e così la finiamo pure con queste squadre che hanno rimontato sul Teramo. Assolutamente. Per il messaggio di prima, per i giornalisti, voi potete fare un po' più il tifo, perché si sente solo Francesco. No, e il giornalista non può fare il tifo, assolutamente no. Se si sente solo Francesco, classico e vai, è solo perché... Durante le partite. Sto parlando di numeri. No, è arrivato un SMS. È arrivato un SMS che ci chiedeva di fare maggiormente... Durante le partite, ma scusa, non l'avevo capito. Durante le partite, sì, l'ho detto, io durante le partite, poi di colpo appoggio il... Ci chiedevano a noi di fare il tifo. Come? Ci chiedevano a noi di fare il tifo. Ah, ho capito. Va bene. Le ultime due considerazioni. Non si può avere tutto dalla vita. Le ultime due considerazioni con Luca. Perché, Luca? Allora, poi parliamo dei vostri prossimi avversari. Perché te li faccio spiegare un po' da Francesco e Dani. Hai fatto un gesto con il voto perché andrete sul campo della Ternana. Però. Ternana a parte, voi praticamente quelle formazioni in lotta playoff le avete incontrate quasi tutte. Chi è che ti ha fatto una migliore impressione? Abbiamo giocato con la Juve Stad, che è un modo di giocare palla a terra che ci ha messo molto in difficoltà in casa. Poi siamo andati a Catanzaro,
domenica scorsa, ce la siamo giocata. Il Teramo un po' il primo tempo, però non era in serata forse, però poi dobbiamo incontrare ancora Ternana a Bari e lì sicuramente sarà dura. Peraltro voi siete reduci davvero qualche giorno fa da una partita, io ho visto larga parte di quella gara, specie il primo tempo, la partita a Palermo che siete riusciti a sbloccare a tempo praticamente scaduto, ma dopo un primo tempo in cui ve la siete vista davvero brutta. Sì, diciamo che il Palermo comunque è una squadra importante, ha avuto la sua partenza lenta, però comunque sicuramente ne uscirà fuori. Ci siamo difesi bene tutto il primo tempo, poi il secondo tempo siamo usciti un po' fuori lì e all'ultimo si sono sbilanciati perché volevano vincerla. Pandolfi con una grande giocata singola l'ha sbloccata. Quindi... Ragazzi, Ani e Francesco, in 10 secondi a testa, gli dite a Luca che cosa devono temere della Ternana e non vale la risposta a tutto? Beh, è come se affrontassero due squadre insieme, quindi una titolare e una in panchina. Tra l'altro mi sembra che Giannone sia un ex, se non ricordo male. Sei stato sì, però ho fatto solo un ritiro, poi sono andato via. Ah, ok. Quindi non hai ricordi di sorta. Francesco! No. Conosco qualcuno, però. Francesco, cosa gli consiglieresti per domenica? Scusa, non ho capito la domanda. Cosa consiglieresti alla Turris per domenica che va a Terni? Consigliare nulla, di porre la maggiore attenzione alle soluzioni offensive. Hanno 5-6 giocatori tutti in grado di offendere e di far male a qualsiasi avversario. Secondo me la vera forza della Ternana è dal centrocampo in su, senza nulla togliere al riparto arretrato, ma quando sono in possesso di palla fanno girare la testa, almeno sino a oggi. Certo. Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ovviamente, oltre a ringraziare te, ringrazio l'ufficio stampa della Turris, Agnello Giannantonio personalmente, perché ci siamo sentiti ieri, è stato gentilissimo, così come sei stato gentilissimo te. Speriamo che magari al ritorno la situazione anche epidemiologica sia un po' migliorata. Va bene? E in bocca al lupo ovviamente per il campionato. Grazie mille per l'invito. Grazie a Luca Giannone per essere stato con noi. È arrivata una domanda, prima di andare in pubblicità e fare un salto dietro di me dove ci sono Andrea e Paolo che stanno seguendo il primo tempo, sempre 0-0 tra Pisa e Pescara. Era una doppia domanda da Davide. Francesco, una è per te e una è per Ania. Per Francesco, continui ancora a scusare Soprano? Sì, potrei rispondere volendo fare lo svelto, ma non sono capace perché non riesco mai a me. Io ho le cose le dico apertamente, mai con una punta di cattiveria o come diceva Totò, sotto semaforo. Potrei rispondere dicendo: ma perché chi dovrebbe giocare al posto di Soprano? Io non ho mai detto che Soprano è un fenomeno, è un giocatore che in questa categoria ci sta, se commettesse qualche errore in meno sarebbe decisamente meglio. Ania, invece qualche interessamento del Teramo per qualche giocatore, penso in entrata? Noi in questo momento non lo sappiamo, però sicuramente ci sarà perché Teramo la società organizzata qual è sicuramente già adesso sta pianificando quelli che possono essere i movimenti in entrata. Da quello che si evince, da quello che si percepisce, allo stato attuale si andrà soprattutto su giovani, insomma, anche per cercare di aumentare la possibilità del minutaggio, quindi si staranno valutando magari anche alcuni profili vari da poter prendere in prestito o meno, ecco, oppure da valorizzare, non so, però al momento la linea guida è quella comunque di andare a cercare profili under. Anche perché, e torno alla risposta prima di Francesco, chi ci mette al posto di Soprano? Adesso non c'è neanche più Piacentini, quindi anche volendo, cioè, non è che ci sia grande scelta. No. Poi se avremo tempo. La mia era una risposta per così per provocare, tra virgolette, che poi Soprano di tanto in tanto qualche fesseria la fa e che non stia brillando, quello è un altro discorso. Ma siccome c'è stato un momento, ecco, anche qui, ossia, si pretende, forse sarà che
ripeto, io ho persone e amici che, o quelli che magari tanto in tanto quando si può andare in giro mi fermano e mi continuano a dire sei diventato molto più morbido, non critichi, non quello, e compagnia bella. Può darsi pure che con l'età, quando si va avanti, cioè, con l'età succede. E appunto, infatti, ecco, bravo, io cerco di ricordare come ero all'età di Ania, all'età di Jacopo, all'età di Andrea, nomino quelli con i quali mi sento e mi vedo di più, ma anche di altri. Non riesco a ricordarmi com'ero, certo, dovevo essere un rompi puntini di sospensione, forse molto più di quello che sono adesso, però non riesco io a criticare più di tanto, perché le critiche dovrebbero essere altre. Francesco, devo andare in pubblicità. Posso? In dieci secondi, no, dopo abbiamo da fare. Minuti. Che ci frega a noi, dai. Ok, intanto per rispondere ci scrivono, non è che il presidente poi smantella la squadra a gennaio, no, qualcosa probabilmente si risparmierà, ma smantellare proprio no. Flash di 10 secondi, dietro di me Paolo, Andrea, siamo alla mezz'ora di gioco. Sì, mezz'ora di gioco, 0-0 allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, meglio la formazione di casa, Pescara evanescente, nessun tiro verso lo specchio della porta di Perilli, due occasioni, soprattutto la prima abbastanza pericolosa per la formazione di casa, al nono minuto punizione di Marconi dai 20 metri, deviazione parata di Fiorillo, respinta davvero provvidenziale, poi pochi minuti fa Mazzitelli sugli sviluppi di un'azione d'angolo, conclusione con la parata ancora di Fiorillo e sfera in calcio d'angolo, 0-0, ma più Pisa che Pescara. Grazie Paolo, noi andiamo in pubblicità, non cambiate canale, tra poco la seconda parte di Proteramo, visto che si è parlato tanto di attaccanti ne abbiamo uno, tra poco. Seconda parte di Proteramo, sempre 0-0 all'Arena Garibaldi di Pisa, tra Pisa e Pescara. Noi ovviamente continuiamo la nostra trasmissione, visto che abbiamo parlato tanto di attaccanti, di quello che manca al Teramo. Io do un colpo ferale al cuore a Francesco, perché gli faccio vedere un attaccante, il capocannoniere del girone C, Pietro Cianci. Ciao Pietro, attaccante del Potenza. Ciao, buonasera a tutti, ben ritrovato. Grazie. A distanza di qualche mese. Sai che in questo momento sei forse il più grande rimpianto di questa stagione del Teramo. 10 gol in stagione, in un'annata che però per il Potenza sta andando così. Che annata è? A due facce, per te personalmente alla grande, per il Potenza un po' meno. Purtroppo dispiace per questo periodo che stiamo affrontando, cioè, ho fatto 10 gol ma alla fine sono serviti pochissimo, quindi il mio unico rimpianto è questo qua, e dispiace, come ho detto prima, ho fatto 10 gol, sicuramente quando un attaccante fa gol di solito la squadra ha sempre qualche punto in più, però non sono serviti a niente, quindi dobbiamo farne altri per aiutare il Potenza a risollevarlo. Peraltro ti sei tolto anche lo sfizio, non so quanto ti abbia comunque un po' fatto male di aver segnato al tuo Bari. Non ho capito, non mi prende bene. Ti sei tolto anche lo sfizio di aver segnato al tuo Bari. Sì, assolutamente, il mio sogno era giocare nello stadio San Nicola, poi ho segnato pure contro il Bari, quindi una grandissima emozione segnare contro la squadra del cuore. Senti Piero, mentre vediamo i tuoi gol, allora nei rigori abbiamo capito che sei abbastanza infallibile, però devo dire la verità, io oggi li ho riselezionati un po' tutti, non ti ricordavamo grandissimo battitore di calci di punizione. No, le punizioni è un duro lavoro che in settimana mi metto e provo sempre. Nelle annate precedenti avevo giocatori che calciavano meglio di me le punizioni, quindi era giusto che le calciavano loro. Ora non dico che sono il migliore, perché abbiamo anche gente brava in squadra che sa battere, però ho capito bene la posizione in cui mettermi e colpire la palla. E come ti ho detto prima, è un duro lavoro che provo sempre in settimana, due volte a settimana mi fermo e calcio, e tutto qui. Ragazzi, Ania, Francesco, avete una domanda per Pietro?
Io gli do, ciao Pietro, prima di tutto ben ritrovato. Salve. Io ti do un po' la possibilità di spiegare o anche un po' di motivare quell'esultanza che hai avuto rabbiosa quando hai segnato contro il Teramo, perché alcuni tifosi del Teramo non l'hanno gradita. Tu però in quel momento che cosa hai provato? Magari avevi un senso di rivalsa. No, avevo tanta rabbia dentro di me. Perché da quando sono arrivato a Teramo ho fatto 6 mesi e dopo mi hanno detto di andare via e io, stando in silenzio, sono andato via per non creare problemi. Poi l'annata dopo lo stesso, volevano mandare via tutti e è stata non una liberazione, però come per fargli capire: avete sbagliato a mandarmi via. Questa era la mia esultanza, non ce l'ho con nessuno, però è solo una cosa con me stesso che, come ti posso dire, per far capire che hanno sbagliato, e quello era l'unico modo per farlo capire veramente, senza offendere tifosi, nessuno. Francesco? Eccolo qua intanto il gol contro il Teramo. Salve Cianci, io che ti devo dire, più che domande, due riflessioni. La prima, che purtroppo si è capitato, soprattutto l'anno scorso, nell'anno sbagliato più confusionario degli ultimi anni della storia del Teramo, e quindi tu, come magari anche qualche altro, non siete stati messi in grado di rendere al meglio. Quest'anno sarebbe stato sicuramente, con un allenatore come Paci, tutto diverso, ne sono convinto, però non c'è controprova. Sul fatto dell'esultanza stai tranquillo, che sì, io la reputo normale, perché io non ho accettato la domanda, più che farla a te la dovrei fare a tanti altri giocatori, sia quelli che segnano, e per rispetto dei vecchi tifosi e della squadra, magari dell'anno prima, di qualche anno prima, non esultano. E io mi pongo sempre la domanda: ma scusate, e il rispetto per i tifosi del momento, per la maglia del momento, per la società che stai, con la quale sei in quel momento e che ti paga e ti chiede il meglio, non esulti? Infatti io non lo capirò mai, questo lo fanno in tanti, prima o poi qualcuno a un certo livello me lo riuscirà a spiegarmelo. Tu fai gol senza gesti clamorosi, che poi questi che quando fanno gol pare che stanno incazzati più di quando non fanno gol, strappano le maglie, le buttano, io non lo capisco. Tu in quel momento esulti, perché è giusto esultare senza mancare di rispetto né ai tifosi del momento né a quelli del passato. Questo è quello che vedo io, ma non vuole essere questa una giustificazione, che hai spiegato bene tu il perché hai esultato, perché poi certe volte ci sono mille motivi alle spalle che purtroppo non tutti capiscono. E comunque complimenti per quello che stai facendo e soprattutto per la spiegazione che hai dato all'inizio. Sì, ho fatto 10 gol, però purtroppo magari ne avresti fatto qualcuno di meno e più importante ai fini del risultato, ma lì la colpa non è tua, evidentemente, è del momento della squadra. Scusami Piero, perdonami, vai. Dico, quando si subisce gol la colpa ovviamente è sempre di tutti, non è di chi sbaglia, perché noi attaccanti di regola siamo i primi difensori e se ci facciamo saltare nel pressing arrivano ancora più facilmente nella nostra area di rigore, quindi sicuramente c'è da migliorare prima noi, poi il centrocampo e poi la difesa. Cioè, questo qua è quello che penso, e poi trovo d'accordissimo il tuo ragionamento. Come ho detto prima, la mia esultanza era una rabbia più che una sfida contro una società o tifosi. Bravo. Ania? Senti Pietro, qualche giorno fa, una settimana fa mi pare, il direttore sportivo Sandro Federico, proprio ai microfoni di TV6, il collega Paolo Renzetti, ha parlato un po' di te, del fatto che comunque tu hai un ulteriore anno di contratto con il Teramo e che magari potresti essere una plusvalenza per il Teramo l'anno prossimo. Tu come la vedi? Hai voglia magari di giocarti una chance invece con la maglia del Diavolo? No, ora questo non dipende da me sinceramente, perché ho un accordo con il Sassuolo che, se in caso dovessi far bene, loro hanno diritto di ricompra. Quindi se dovessi magari far bene, fare altri 10 gol e mi prende il Sassuolo, sicuramente andrò da un'altra parte. E dopo, se il Sassuolo non mi prende e devo rimanere a Teramo, io non ho nessun tipo di problemi. Oh,
Scusate, in questo momento i dirigenti del Teramo dicono altri 10 gol, fanno un altro 12 che così facciamo due soldini. Poi Jacopo, fra poco, appena salutiamo Cianci, devo parlare di una cosa importante, sì, a proposito sì, sì, delle critiche, delle polemiche. Va bene, va bene. Ce ne scordiamo. Ecco, a proposito delle critiche, volevo chiedere a Pietro se l'annata dell'anno scorso, almeno nei primi sei mesi, quando tu Pietro eri a Teramo, ci fosse un po' già subito una specie di scetticismo per i primi risultati che non arrivavano, che un po' vi ha ostacolato. No, cioè, quando si crea una squadra nuova, giocatori tutti nuovi, non conoscevo nessuno, quindi ci vuole un po' di tempo per creare qualcosa. Infatti quelli che sono rimasti quest'anno hanno già un anno e mezzo che giocano insieme, quindi i risultati si vedono. Bisognava avere solo un po' di pazienza, secondo me, e aspettare il momento giusto. Poi io sono andato via ed è cambiato. Senti Pietro, una domanda che penso che tutti nello studio vorrebbero farti è: ci spieghi un po' Eziolino Capuano? No, ma Eziolino Capuano è un grande allenatore, anzi è uno dei migliori che ho avuto sul campo. Poi con me, per me è una grande persona pure, perché dice le cose in faccia come stanno, senza rimpianti. Invece la maggior parte degli allenatori tendono sempre a nascondere. Lui ti dice in faccia ciò che pensa e questa cosa io l'apprezzo tantissimo. Preferisco più una verità che fa male che una bugia che ti ferisce. Ragazzi, vi faccio vedere la classifica, perché a Pietro volevo chiedere un giudizio su questo cammino del Teramo, se se lo aspettava in terza posizione, e poi in secondo ordine ovviamente la posizione del Potenza, che vedete in questo momento è penultimo in classifica insieme al Bisceglie a 10 punti. Te l'aspettavi, Pietro, che il Teramo fosse in quella condizione di classifica? Assolutamente sì, me l'aspettavo, perché abbiamo fatto un ritiro con il mister Paci, che lo reputo una persona veramente brava, sia sul campo che come persona. Quindi lui ci ha fatto lavorare tantissimo il ritiro e sinceramente non sono sorpreso. Poteva fare anche qualcosa in più, visto i risultati, l'ultimo pareggio con la Vibonese, il pareggio a Francavilla, poteva raccogliere qualcosa in più, però sono convinto che continueranno ancora a fare bene. Poi del Potenza non mi aspettavo questa posizione, però ormai siamo in queste condizioni, dobbiamo cercare di andare più su possibile per salvare il Potenza. L'ultimissima, Pietro, ti faccio, pensi che, visto che ne hai parlato così bene, in maniera così lusinghiera di Paci, pensi che Pietro Cianci quest'anno fosse rimasto a Teramo, avrebbe anche a Teramo 10 gol? Questo non lo so, purtroppo ci sono delle annate, l'attaccante può essere pure che un anno fa 20 gol, l'anno dopo te ne fa 3 o 4, purtroppo queste sono annate, non ti so dire se rimanevo a Teramo di fare 10 gol, di non farli. Sono arrivato qui a Potenza, io non, sinceramente, ti sono sincero, non me l'aspettavo nemmeno io di fare 10 gol, però io ci ho sempre creduto e questi sono, diciamo, e sto raccogliendo un po' di sacrifici che ho fatto durante gli anni e penso di meritarmeli per quello che ho fatto. Ma alla fine lo vince la scarpa d'oro dei bomber di Lega Pro, Cianci o Portolussi? A me sinceramente queste cose non mi interessano, piuttosto penso a far bene per il Potenza, cercare di fare più gol possibili per salvarli, poi se sarà quello che vincerò sarà tutto di guadagnato, però il mio primo obiettivo è quello di aiutare il Potenza con i miei gol. Grazie Pietro per essere stato con noi. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie a Pietro Cianci, capocannoniere del girone C di Serie C. Ovviamente anche in questo caso ringrazio il Potenza, Giovanni Caporale, che ci ha messo a disposizione Pietro Cianci per questo collegamento. Adesso sono curioso di queste critiche di cui volevi parlare te, perché poi ti faccio sentire una cosa. Quali critiche? Dimmi. Ah, il vitino...
Le critiche e come vengono, più che critiche devo parlare, vedi, non lo spiego subito, la presenza di Cianci questa sera in trasmissione. Allora, se ci fosse stato lo stesso clima della passata stagione, con qualcuno più in auge, e questa volta faccio lo sveglio, non faccio i nomi, e qualcuno più in auge di quello che è adesso, e sarebbe successo il finimondo. Ci sarebbe uscito un secondo silenzio stampa perché i TV6 avete invitato Cianci, capocannoniere, per mettere zizzania, per criticare, per fare quello e per fare quell'altro. Tante volte le critiche, più che le critiche, nascono da atteggiamenti sbagliati di altri personaggi che non sono i giornalisti. E qui vado alla seconda riflessione, partendo da quello che proprio Jacopo ha scritto oggi nella chiusura del suo articolo sul quotidiano La Città, riferito alla strana cessione del giovane Samele al Monopoli per pochi spiccioli. Non vi do la somma esatta perché qualcuno potrebbe cadere dalla sedia o dalla poltrona se ci sta seguendo, ma credetemi, parliamo di spiccioli e dire la somma diventa proprio offensivo, sembra quasi un'offesa per il ragazzo che potrebbe dire, ma proprio gli spiccioli, poco più di uno stipendio va, di un normale lavoratore, ecco, così. E mi viene da chiedere, allora, su questi argomenti bisognerebbe approfondire gli esami, e non voglio fare né il professore né criticare nessuno o i colleghi, invece di dire, qui mi riferisco a tutti, ma Paci fa poco minutaggio, poche rotazioni, poche qua e poche là. Ecco, chi le fa le rotazioni? Con Minelli? Con Birligea? Con l'Asic che ha giocato due partite e purtroppo si è rifatto male? Non so, ditemelo voi. Viero che era infortunato e che adesso è tornato disponibile? Mungo che prima dormiva, poi ha giocato al posto di Pombacci, qualcosina di buono ha fatto, ma anche lì non è che ha brillato per quelle che sono le sue qualità. Ma quella è una valutazione che ognuno di noi è libero di fare come vuole. Su tornare alla cessione di Samele al Monopoli, ragazzo Jacopo del 2002, cari telespettatori, 2002, per pochissimi spiccioli, mi viene da chiedere chi l'ha voluta e chi l'ha decisa. Se può giocare a Monopoli, mi verrebbe da dire, può giocare anche a Teramo. Peraltro in gol nell'ultimo weekend. Esatto. Mi è balzato agli occhi, adesso non volevo fare autopromozione, mi è balzato agli occhi perché effettivamente ha segnato domenica, non è servito ma ha segnato. Esatto, e se ha segnato vuol dire che a Monopoli ha giocato. Queste, mi verrebbe da chiedere, questi spiccioli, sono le plusvalenze delle quali sento parlare dall'inizio della passata stagione, prima ancora del silenzio stampa e tutto il resto. E questo non vuole essere polemica, ma è un dato di fatto inoppugnabile. Un ragazzo di 18 anni buttato via, evidentemente dentro alla stanza dei bottoni o alle stanze dei bottoni della Teramo Calcio e del settore giovanile della Teramo Calcio ci sono persone tanto, ma tanto brave, capaci di, per pochi spiccioli, di liberarsi di un ragazzo. Senti Francesco, ti faccio vedere una cosa, allora, ti faccio sentire una pillola di un minuto. Oggi pomeriggio ha parlato Carlo Ilari sul suo rinnovo di contratto, lo ascoltiamo. La mia volontà è chiaramente quella di restare a terra, mi piacerebbe molto, però ancora non si è parlato di nulla, penso che ci siano state alcune difficoltà, ma sono sereno, insomma, non è una mia preoccupazione, io cerco di dare il massimo, poi queste sono cose che al momento opportuno si valuteranno. Posso solo dire che la mia priorità è quella di rimanere qui perché secondo me
ci possiamo divertire, c'è un progetto che a me piace, insomma lo sapete, ero andato via, sono tornato, quindi io qui diciamo che sono quasi di casa, ecco, quindi non avrei alcun motivo per decidere di andare via. Poi è chiaro che i matrimoni si fanno in due e bisogna mettersi ad un tavolo e valutare un po' la situazione, ecco, quindi valuteremo al momento in cui ci saranno dei colloqui e poi si deciderà, ecco, io non posso dire altro, ecco, non dipende solo da me. Francesco, Ania, davvero in 20 secondi, perché siamo in chiusura, tra poco inizia il secondo tempo di Pisa-Pescara, mi dite che sensazione avete avuto? Te, Ania, hai sentita oggi in conferenza stampa, Francesco che lo ascolta per la prima volta, Ania e poi Francesco, quando dice il matrimonio si fanno in due? Beh, è chiaro che il mercato di gennaio, ma anche questi giorni, queste settimane saranno importanti per il Teramo e dovrà dare un'accelerata alla società biancorossa per iniziare, insomma, questi dialoghi per rinnovi o meno, ecco, perché sono 11 i giocatori in scadenza. Ilari nello specifico ha detto che questi colloqui non sono ancora iniziati, magari con altri sì, però è chiaro che anche per il futuro, per la squadra del futuro, della prossima stagione, insomma, sono colloqui da iniziare per cercare anche di chiarire, considerato anche che poi dal 1 febbraio sono tutti giocatori che possono già firmare altrove e magari per alcuni avrà anche progetti di plusvalenza la società biancorossa, che siano plausibili o meno, ecco. Francesco? Jacopo, è difficile, il primo pensiero che mi viene è che Lari dice io posso anche aspettare, ma il matrimonio in due, poi quando ti siedi nell'andare per mettere nero su bianco bisogna vedere che nero va sul bianco, bisogna vedere eventualmente che cosa offrirà la società, che cosa chiederà Ilari, giustamente alla luce anche della stagione disputata sia l'anno scorso ma anche e soprattutto quest'anno. Tante volte i matrimoni sono difficili da portare avanti, tutto sta a vedere che cosa ha in mente la società. Presidente Iachini. Oh, ma come si può reggere una società di Lega Pro senza pubblico, senza pubblicità, con il virus che richiede un protocollo di sicurezza molto costoso, è vero. Poi se ti si valorizza un ragazzo preso al nulla, arrivano i procuratori a dettare condizioni capestro per le società, caso Piacentini ne è una di queste, fa bene la società a difendersi, poi parliamo di valorizzare i giovani, scrive Piero. Sulla prima parte sono d'accordo, sulla seconda probabilmente hai ragione, Piero, dico solo che incredibilmente solo a Teramo non si rinnova, perché i giocatori solo a Teramo chiedono sempre il triplo di quello che prendevano l'anno prima, non vi viene mai in mente che magari non è così, però qui la dico e qui la confermo, non la nego, la confermo, perché ne ho sentite tante, voleva il triplo, è andato via perché voleva il triplo, è andato via perché voleva il triplo, così la gente se la prende col giocatore e tutto passa in secondo piano, va bene. Prossimo turno 17:30 di sabato, anticipato, era una partita che si sarebbe dovuta giocare la sera? 20:45 si gioca alle 17:30, Teramo Cavese contro l'ultima della classe e poi via via tutte le altre, riposa il Foggia. Grazie Ania, grazie Francesco. Grazie a voi. Io vi lascio alla seconda parte di Diretta Stadio. Settimana prossima Pro Teramo torna, ma non martedì, mercoledì, perché sarà il post Bisceglie Teramo ultima del 2020. A mercoledì.